Allora, per giovedì avete tanto tempo, pensate a questo esercizio qua. Senza guardare sul libro, impostate questo esercizio di calcolare il momento di inerzia di una sfera omogenea rispetto a un asse passante per il centro di massa, visto che è omogeneo e il centro di massa coincide col centro geometrico. Calcolatelo, impostatelo. Allora, un modo di farlo è di pensare a tanti dischi del raggio giusto, in modo che abbiano, no? Un po' come avrete visto, no? Ci sono dei giochi di legno dove si possono dei Lego, potete approssimare una forma che volete se, se scegliete lo spessore sufficientemente piccolo, è chiaro che questo può approssimare molto bene la forma di un cerchio. È evidente che dei dischi grossi così non è molto, no? È un unico non è certamente molto rotondo. Questo è già un po' meglio, con tanti dischi impilati. Quindi ognuno di quei dischi del raggio giusto, in modo che seguono il profilo della sfera, ognuno di quei dischi è omogeneo, quindi un liesimo disco omogeneo, voi conoscete il suo momento di inerzia. È un mezzo la massa dell'iesimo disco per il suo opportuno raggio al quadrato. Quindi provate a impostarlo, ok? Provate a pensarci per giovedì. La risposta è che i 2/5. Va bene, allora questo momento di inerzia la riprenderemo, ma non voglio esagerare perché abbiamo altre cose. Piuttosto di parlare solo del momento di inerzia perché lo esaurisco, preferisco lasciarlo sedimentare un po' e poi apriamo un altro argomento. Facciamo un esercizio che abbiamo già discusso un pochettino. Allora, è la caduta di un grave in un fluido viscoso, quindi adesso sappiamo come scrivere la forza peso. Quindi, visto che il corpo cadrà lungo la verticale, perché non comunico a lui una velocità orizzontale, se no farebbe la traiettoria parabolica, voglio lasciare la presa senza comunicare la velocità, quindi lui cadrà lungo la verticale. E la legge di Newton, siccome sarà un moto rettilineo, la scrivo senza le frecce sopra, cioè non uso tutto l'armamentario dei vettori, però sono grandezze vettoriali, hanno segni algebrici. Quindi, visto che il corpo cade verso il basso, mi viene naturale chiamare la direzione verso il basso la direzione positiva. Quindi i vettori che hanno il stesso verso della direzione positiva li scriverò con delle grandezze senza la freccia, ma con un segno algebrico positivo. Invece frecce che vanno verso l'alto li scriverò senza la freccia sopra, ma con un segno algebrico negativo. Ok? Quindi scrivo la legge di Newton. Cos'è la legge di Newton? La legge di Newton è, in tutta la sua bellezza anche vettoriale, è ma uguale f. Io la scrivo così, da sinistra, da ma uguale f. Perché questa è la massa del corpo, questa è l'accelerazione che il corpo ha, e questa è la somma vettoriale di tutte le forze che stanno agendo sul corpo. Quindi in questo contesto scriveremo ma uguale alla forza peso più una forza che nasce dall'interazione con un fluido. Quindi scriviamo così, fluido. Adesso, la forza peso sappiamo come scriverlo. La scriviamo con un più mg. Il più non la scrivo più. Perché più? Perché è verso il basso. Quindi è una grandezza vettoriale positiva, verso il basso. Se io avessi messo questa freccia a direzione positiva verso l'alto, questo sarebbe stato col segno meno, deve essere chiaro quello. Lo scrivo col segno più perché ho scelto io la direzione positiva verso il basso, che è la direzione lungo la quale la forza peso agisce. Quindi faccio così, quindi questo è un segno più, ok? La forza del fluido, io voglio discutere un esercizio particolare e voglio che la forza del fluido, la forza che il corpo sente per effetto dell'interazione del fluido, sia una forza che si opponga al moto della particella. Quindi se io mi muovo di qua, in quella direzione, la forza è di là. Se io muovo in questa direzione, la forza è di là.
Se il corpo va sta andando verso il basso, la forza è verso l'alto. Prima cosa, quindi avrà un segno negativo. Si oppone alla direzione del mondo, si oppone alla velocità. Qualunque sia la direzione, la forza è di là. La forza è di là. Qualunque sia la mia direzione, forza di moto, direzione della mia velocità, la direzione della velocità è direzione opposta. Quindi questo sarà rivolto verso il basso, verso l'alto. Questo è verso il basso, e quindi c'è il segno più. Questo sarà verso l'alto, e quindi entrerà un segno meno, quindi meno. Meno cosa? Voglio che la forza del fluido, si chiameremo la forza viscosa del fluido, si intende, cioè è una forza che nasce non vedo molto bene, ho gli occhiali progressive e quindi quando sono a un angolo così vedo molto sfocato, sono da rottamare. Voglio che la forza viscosa in questo esercizio sia proporzionale al modulo della velocità. D'accordo? Sia proporzionale al modulo della velocità. Anzi, la scrivo così. Proporzionale alla velocità. Questo è un, questo è non è più un modulo, è addirittura un vettore. Quindi se per caso la velocità è verso l'alto, la forza che direzione ha? Verso il basso! Se la velocità è verso il basso, questo è verso l'alto. Quindi se questo è positivo, cos'è positivo una velocità positiva? Verso il basso. Quindi io voglio dire quello che scrive qua è il vettore, non è il modulo, è il vettore. Quindi la forza è proporzionale, cambiato di segno. Il fattore di proporzionalità scriviamolo così abbiamo la formula completa. La scrivo così, con la lettera P. Questo l'abbiamo già discusso, vi ricordate? Questo si chiamerà il coefficiente di attrito viscoso. E notate come funziona questa freccia. Se per caso la particella sta viaggiando verso l'alto, se questa è la velocità è verso l'alto, quindi ha un segno negativo, perché la direzione positiva è verso il basso. E quindi se la forza, se la velocità è verso l'alto, la direzione della forza, gessi colorati, la direzione della forza è così. Se invece la particella ha una velocità verso il basso, la forza è così. Deve essere chiaro quello. Se le velocità hanno lo stesso modulo, la forza avrà lo stesso modulo. Guardate il gesto della mia mano. Se questo ha lo stesso modulo, allora il modulo della forza è uguale. Se il modulo della velocità è doppia, allora la forza è doppia. Questo è quello che sta dicendo la proporzionalità. Quindi, okay. Se la forza è, se la velocità è metà qui, la forza sarà metà. Ma la forza è sempre opposta alla velocità. La forza ha il segno algebrico opposto alla velocità. Ed è proporzionale alla velocità. Gli elettrici troveranno questa formula, questa ovviamente non si parlerà di velocità, si parlerà di, non so, di corrente o altre robe, ma troveranno un'analoga situazione in cui ci sarà una proporzionalità. Quindi, e che è un esercizio di meccanica, elettrici, state attenti, è in programma ed è anche, c'è un analogo nei circuiti elettrici, c'è un analogo nei circuiti elettrici. Quindi mi raccomando, questa è la situazione. Quindi l'equazione di Newton, in tutta la sua bellezza, è questo. MA uguale MG meno BV. Lo scrivo così perché la direzione positiva è verso il basso. Okay. Voglio risolvere questo esercizio, voglio risolvere questa equazione. Allora, le condizioni iniziali in questo esercizio siano che il corpo parte da fermo, quindi abbia una velocità. Io voglio discutere la velocità.
poi lascio a voi integrare per sapere qual è la posizione, ma da questa voglio risalire la velocità. Quindi supponiamo che inizialmente il corpo abbia una velocità iniziale, quindi la scrivo così, la velocità nell'istante iniziale, che scrivo così V0, sia uguale a 0, cioè parte da fermo. Cosa fa nel futuro? Sapendo che la legge di Newton è questa. Quindi voi dovete risalire la velocità. Ovviamente l'accelerazione cos'è? L'accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo. Quindi lo scopo qua è trovare la velocità che inizialmente vale 0 e che al passare del tempo soddisfa questa equazione. Cioè dovete trovare una funzione v di t tale che quando lo mettete a sinistra e calcolate m per la sua derivata deve essere uguale istante per istante a quello che è a destra. Quindi qual è la v di t che soddisfi questa equazione? Cioè noi dobbiamo trovare una soluzione. Per soluzione intendo dire una espressione v di t dove vale istante per istante questa eguaglianza, sapendo però che all'inizio, quando t uguale 0, deve essere 0. Cioè questa è la nostra condizione iniziale. Noi dobbiamo trovare una v che soddisfi la condizione iniziale. Imporremo la condizione iniziale. Però deve istante per istante soddisfare l'equazione di Newton. Ok? Quindi voglio trovare la soluzione di questa equazione. Questa è un'equazione dove appare una derivata, quindi è chiamata un'equazione differenziale. Un'equazione di derivate. Ok? Un'equazione differenziale. Quindi la legge di Newton è un'equazione di derivate, perché c'è, per esempio, se io guardo la direzione x, no? MA uguale F. Se io guardo la direzione x, ho mx due punti, pivot della vecchia notazione, il mio scopo è trovare una x di t che soddisfi questa equazione. E vedete che questo esercizio non è banale, perché la forza cambia nel tempo, no? Non è costante la forza, perché appena il corpo comincia a muoversi, comincia a acquistare velocità, appare la forza viscosa. Se non ci fosse il fluido sarebbe un esercizio del cazzo, non mi pare? Perché senza il fluido avrei MA uguale MG, il fluido non c'è, A è uguale a G, l'accelerazione è costante e tutti sanno che la velocità sarebbe così più l'eventuale velocità zero. Ma in questo esercizio la velocità iniziale vale 0, quindi nel nostro esercizio sarebbe questo qui, che è un'equazione assolutamente del cazzo, perché avete un grafico che è così, e qualcuno ti chiede, ok, se questa velocità che cresce linearmente il tempo, qual è x? Beh, x è uguale a x iniziale più l'integrale, questo ovviamente è una puttanata colossale. E se la posizione iniziale è 0, la velocità iniziale è 0, uno sa, sin dalle proprietà della seconda elementare, che questo sarebbe l'andamento di x del tempo. Ma questo esercizio è più complicato, perché la forza non è costante, c'è una forza che cambia continuamente nel tempo. Appena il corpo si muove appare una forza di attrito che si sovrappone a quello della forza peso. Quindi è una forza che continuamente cambia nel tempo. Quindi dobbiamo imparare delle tecniche per risolvere questa equazione. Molto importante quello che faccio stamattina. Perché abbiamo scritto la forza peso così? Ricordate le discussioni che abbiamo fatto col principio di equivalenza, i razzi accesi, i motori, eccetera, eccetera. Non è banale questo, Sembra banale, ma c'è tanta fisica dietro. Allora, questa M e questa M, guarda caso, sono la stessa cosa. E quindi io posso dividere per M, avendo a sinistra la derivata della velocità rispetto al tempo, uguale a G meno B diviso M V. D'accordo? Allora uno potrebbe dire, beh, integro. Per esempio, faccio un passaggio che farebbe un matematico, però si accorgerebbe subito, cosa che vi farò vedere, che non andrà molto lontano. Ma formalmente uno fa così, no? Dice mentalmente, senza dirlo a parole alte, perché sennò farebbe inorridire un matematico che passasse di lì,
mentalmente voi moltiplicate ad membri per dt, quindi scrivete il differenziale di v è uguale a g meno b diviso m v dt. Questa è un'equazione di derivate, differenziale. Questa è un'equazione di differenziale. Perché questo è un differenziale, c'è un di equazione differenziale, equazione di differenziale. Passare da questo a questo formalmente è una si fa senza battere c. A questo punto di differenziale. Ok? Questa è l'equazione differenziale, cioè di derivate. Questa è un'equazione di non più derivate, ma di differenziale. Adesso cosa fareste formalmente? Integrate, no? Fate il simbolo di integrale, il simbolo di integrale. Qua a sinistra state integrando sulla velocità, qua a destra state integrando nel tempo. Mettete gli estremi, qua mettete gli estremi del tempo. L'istante iniziale chiamiamolo 0, t uguale a 0. L'istante generico lo chiamiamo t, quindi questo t qua in realtà forse è il caso di mettere un appicetto. Ovviamente questa funzione, dov'è l'integrando è questo, cos'è il ritorno dal tempo? È questo signore qui, non vi pare? Quindi mettiamolo, magari con una parentesi quadra, ok? Quindi io sto integrando in t' da 0 al t che mi interessa. Qua devo integrare la velocità, dalla velocità iniziale, cioè la velocità iniziale è quella che corrisponde a questo estremo, alla velocità che corrisponde a questo estremo, quindi alla velocità che mi interessa nell'istante t, quindi questa la chiamo v'. Sto integrando in v' da 0, che è la velocità iniziale, quindi questa è la velocità iniziale, e questa è la velocità, se volete, in questo istante qui. Quindi gli estremi a sinistra e gli estremi di integrazione a destra sono associati tra di loro. Questo è l'estremo del tempo iniziale, questo è l'estremo del tempo finale, questo è l'estremo della velocità che in questo esercizio vale 0, alla velocità nell'istante che mi interessa, qua istante t, ok? E uno formalmente arriva qua, ma non va da nessuna parte, perché? Perché per integrare il termine a sinistra è banale, no? Questo termine a sinistra qui, e se questo lo chiamo 0 perché è partito da fermo, allora questo è semplicemente v, v nell'estremo, no? Ma a destra come faccio ad andare avanti? Per integrare a destra io devo già sapere la risposta. Cioè io non conosco questo, non lo so ancora, quello è il mio compito, io sto cercando di trovare la v di t. Non la so, quindi come faccio a fare questo integrale se non la so? Non vado da nessuna parte, lo vedete? Deve essere chiaro a tutti. Formalmente fate una cosa, ma non andate lontano, perché per andare avanti dovreste già sapere la risposta. Quindi, questa non è la strada. Questa non è la strada. Allora, si fa così. Ovviamente l'ho cancellato, ma lo scrivo qua su. Scriviamo l'equazione dei differenziali. Quindi il differenziale della velocità è uguale a g meno b diviso mv parentesi dt. Ma invece di andare a testa bassa a cercare di integrare e sbattendo la testa perché non si va da nessuna parte, facciamo una manipolazione. Dividiamo per questa roba qua. Ok? Notate che all'inizio la velocità è 0, quindi questo sarà 0, è diverso da 0. Questo sarà diverso da 0 finché questa roba qua è diverso da g. Quindi finché questo è diverso da 0 possiamo dividere per 0, possiamo dividere, cioè sto proponendo di far così. Questo passaggio è formalmente valido nella misura in cui quel denominatore è diverso da 0. Va bene? Adesso che avete fatto questo, guardate cosa è successo. Questa qua, sì, dipende dal tempo, e stiamo cercando di capire cosa, ma a sinistra, esplicitamente, il tempo non appare. Implicitamente sì, ma esplicitamente non appare. E a destra non appare V.
Quello che ho fatto è di aver messo a sinistra tutto quello che dipende da questa variabile su cui sto integrando e di aver lasciato a destra tutto quello che dipende dal tempo. In questo caso è la funzione 1, se volete. Ho separato le variabili. Qua stavo integrando sulla velocità, qua sto integrando nel tempo. Quindi porto a sinistra tutto quello che riguarda la velocità e lascio a destra tutto quello che riguarda il tempo. Separo le variabili, come Mosè che separa il Mar Rosso. Separo, quindi ho separato le variabili. Separato le variabili. Infatti quello che sto facendo, sto integrando questa equazione differenziale col metodo della separazione delle variabili. Vi sto esemplificando, sputacchio, vi sto esemplificando il metodo della separazione delle variabili. Ho separato, pa! D'accordo? Adesso integro. Simbolo integrale, simbolo integrale. Metto gli estremi. Questo è l'istante iniziale, la chiamo 0, quindi questo è t0, la chiamo 0. Questo è l'istante generico, quindi integro su t'. Qua integro su v', dalla velocità iniziale, cioè la velocità associata a questo istante, fino alla velocità finale, cioè la velocità associata a questo. Quindi questo sarà la velocità finale, questo è la velocità iniziale, che in questo esercizio vale 0, perché faccio partire da fermo la caduta. Ovviamente l'integrale a destra è o non è una colossale puttanata? Certo che lo è. L'integrale a sinistra è l'area sotto la funzione sotto la funzione 1 da 0 all'istante t che mi interessa. Quindi questo è 1, perché la funzione 1, vedete che l'integrando è 1, da 0 a t, quindi questo è t, a destra è una puttanata, è t, a sinistra, quindi questa è la fatica dell'esercizio, calcolare l'integrale a sinistra. Quindi permettetemi di girarlo, quindi so che t è uguale a questo integrale qua, da 0 a v, di d'U', cioè dell'integrale di 1 su g meno b diviso mv', integrato in v' da 0 a v. Non so se l'ho declamato bene, ma è scritto là. Quindi dobbiamo fare queste gare. Quando lo faremo? Sappiamo che è uguale a t. Quindi sto leggendo la sinistra adesso. T è uguale a sto popò di roba. Dobbiamo scrivere cos'è sto popò di roba. Allora, qualcuno che ha fatto l'analisi dovrebbe forse essere in grado di fare questo conto. Cosa si fa? Si fa una separazione di variabili, non mi pare? Chiamo G meno B diviso MV, lo chiamo una nuova variabile. Chiamiamolo V cappello. Carota, i matematici come chiamano quello? Carota o cappello? È una nuova variabile, potrei chiamarlo eta. Uso il simbolo v perché in effetti è per ricordarvi che è associato a v. Ma guardate come è fatto, è g meno b. Quindi questo integrale qui, questa roba qua sotto la chiamo v cappello. Però non mi basta perché devo dire cos'è questo. Allora, se questo è la mia variabile, qual è il legame tra il differenziale di questo, che è quello che appare qua, e il differenziale di questo? Allora, il differenziale di v cappello è uguale al differenziale di tutta sta roba qua. Quindi, se volete, il differenziale di g meno, ovviamente, perché quello è la definizione di v, questo è il simbolo differenziale. Qual è il differenziale di g? G è una costante. Dovreste essere in grado di aver capito cosa ho fatto. Adesso, da questa relazione, cioè il differenziale di v cappello, v carota, come si chiama, è uguale a meno b diviso m per il differenziale di v. Quindi, il differenziale di v è uguale a meno m diviso b e il differenziale di v cappello. Quindi prendo questa espressione e li utilizzo qua. Quindi, adesso vedete che
di V', se volete c'è l'apice qua, perché alla fine lo utilizzerò così, sostituirò, questa la chiamerò. Quindi prendo questo e scrivo quello, prendo questo e scrivo quello, quindi ho l'integrale di meno, beh, ovviamente meno mb esce dal simbolo integrale, no? Quindi ho meno m diviso b integrale di dv cappello primo diviso v cappello primo. Con quella sostituzione di variabile e con il ricalcolo di cos'è il differenziale di v' in termini di v cappello, io questo integrale l'ho scritto così. Ma adesso devo curare gli estremi. Qua sto integrando in v cappello. Quindi questo è il v cappello iniziale. Ma cos'è v cappello? V cappello è questa roba qua. Quindi qual è che ho il valore? Io devo l'estremo qua è l'estremo che è associato a questo estremo. D'accordo? E questo cos'è? È quando la velocità è 0. Quando la velocità è 0, v cappello quanto vale? G. Cioè questo è il valore di v cappello all'estremo, questo è l'estremo di v cappello associato a questo estremo. D'accordo? Qual è l'estremo qua associato a questo? Questo lo chiamerò v cappello, no? Giusto? Quando l'estremo è V, quanto vale V cappello? Vale V cappello. V cappello è G meno B diviso M per l'estremo di V. D'accordo? Adesso questo è l'integrale che ognuno di voi deve sapere. Non vi pare? Cos'è questo? Questo è il logaritmo naturale di X più C. Quindi qua devo fare meno b diviso m per il logaritmo naturale di v cappello valutato tra g e v cappello. E quindi questo è uguale a meno m diviso b il logaritmo naturale di v cappello. Ma che cazzo è v cappello? È g meno b diviso mv. Quindi è G meno P diviso MV, quello è V cappello diviso G. E quello è uguale a T. Quindi ho che sì, dai, lo scrivo, tanto poi lo manipoliamo assieme. Anche se potrei già lasciarlo a voi, perché dovreste già aver riconosciuto dove siamo, no? Abbiamo fatto già la prima volta che vi porto fino a qua, mi sposto su questo. Quindi questa è la nostra, siamo arrivati fin qua, faccio sto sotto, c'è lo spazio. A noi interessa V. Io voglio sapere come varia V nel tempo. Ovviamente è nascosta in questa relazione, ma voglio esplicitarla. È implicito qua, perché dico che t uguale allora vedi che c'è v, quindi c'è una relazione tra tu, t e v, ma voglio scrivere esplicitamente v come funzione di t e non t come funzione di v, eh? Quindi cosa faccio? Voglio invertire la funzione, ovviamente la funzione logaritmo può essere invertita, eh? E cosa si fa? Beh, intanto possiamo fare portare b di qua, di m anche il segno meno, quindi abbiamo meno a b diviso mt che è uguale a sta popò di roba. Adesso esponenzio, perché la funzione esponenziale è l'inverso del logaritmo naturale. Quindi ho la funzione è alla meno b diviso mt è uguale a g meno b diviso mv. Questa è una V che mi è riuscita male, e con un po' di pazienza lascio a voi arrivare alla formula che abbiamo già visto, che è la velocità come funzione del tempo è uguale a mg diviso b per 1 meno e alla meno b diviso mt, e l'avevamo scritto così, come la velocità limite 1 meno e alla meno t diviso tau, dove la velocità limite
è uguale a mg diviso b e tau è uguale a m diviso b. D'accordo? Quindi riprendete in mano gli appunti di qualche settimana fa dove ho discusso con calma che aspetto ha quella funzione. Ve lo ricordo. La velocità dal valore iniziale arriverà asintoticamente ad aggiungere a questo valore qua, ma ci arriva asintoticamente. E lui ci arriva con una funzione che è un 1 meno una esponenziale decrescente, e c'è un tempo caratteristico che è dato da m diviso b. D'accordo? E vedete dunque che quando è, vi ricordate che avevo fatto questo passaggio, avevo ipotizzato che questo fosse diverso da 0 perché solo così potevo dividere, giusto? E quando è che questo è uguale a 0? Questo qui non è mai uguale a 0. Tende a zero, ma per tempi infiniti. Cioè, se voi aspettate abbastanza tempo, allora questo tenderà a zero, ma non è mai zero, quindi questa divisione che abbiamo fatto è legittima. Non è mai zero. Abbiamo potuto dividere perché non era mai zero. Quindi la velocità non cresce così. Non cresce così. Questo è l'andamento della velocità se non ci fosse stato attrito, se non ci fosse stato in fluido. Invece inizia cercando di seguire quella retta, questa retta qui, ma non ci riesce e si discosta sempre di più fino addirittura a tendere a non cambiare affatto. E quel valore si chiama velocità di limite, d'accordo? Questo è il metodo di separazione variabile, d'accordo? Nel tempo che rimane voglio darvi un'altra tecnica di questa stessa equazione. Padroneggiate questa tecnica qua, okay. D'accordo? Notate come questa soluzione soddisfa la condizione iniziale. Quando t è uguale a 0, questo vale 1, 1 meno 1 vale 0. Cioè questa è la soluzione dell'equazione differenziale e in più rispetta la condizione iniziale. Per costruzione l'abbiamo imposta. Se il corpo non era in velocità iniziale diversa da 0, cosa avrebbe fatto? Quale sarebbe stata la differenza? Avrei avuto gli estremi cioè se io vi chiedo qual è la velocità in funzione del tempo con una velocità iniziale diversa da 0, quale sarebbe stata la risposta? Lo sapete fare? Quindi avevo gli estremi in dv. Cos'era? G meno B diviso M V primo. Qua invece di avere 0 avrei avuto V0 e qua avrei avuto V. E questo sarebbe, era stato T. Fatelo con V diverso da 0. Cosa cambia per il risultato finale? Va bene, adesso vi faccio la stessa equazione differenziale, ma con una diversa tecnica. Qual era l'equazione differenziale di Newton? Era che la derivata della velocità rispetto al tempo era uguale a g meno b diviso mv. Guardate, è in programma anche questo, su due tecniche che darò entrambi, sia nel contesto della caduta dei gravi che nel contesto dei circuiti. Faremo passaggi molto simili quando discuteremo un circuito, sia il circuito RL che il circuito RC. Hanno equazioni matematiche identiche formalmente. Quindi le metodi di soluzione che vi sto dando li rifaremo un'altra volta. Il termine a sinistra, provate a scriverla così. Prima la giro, perché cosa che è possibile, visto che possiamo benissimo... Ah no, la somma è commutativa, non ho fatto niente. Poi questo pezzo qua faccio così, metto in evidenza meno b diviso m, ho la v e ho qua meno mg diviso b, d'accordo?
ho semplicemente fatto cose del genere. Quindi questo è uguale a 2V. Questa roba qua la chiamo una nuova variabile. V cappello. Non è proprio lo stesso V cappello, c'è una differenza di segno. Però guardate lo spirito. Chiamo questo V cappello. Okay. È lo spirito, che conta. Questo dipende dal tempo, questo dipende dal tempo. Qual è la derivata di V cappello? Guardate com'è simile. È simile il metodo. Qual è la derivata di V cappello? Questa è una costante, quindi è assolutamente identico alla derivata di V rispetto al tempo. Quindi, questa qua è identica alla derivata di V cappello rispetto al tempo. Quindi ho un'equazione che è questa. Che la derivata di V cappello, cos'è V cappello? Questa roba qua, rispetto al tempo, è uguale a meno P diviso M V cappello. Allora, guardate un attimo. Uso un linguaggio che poi ricicleremo. Questa equazione qui, o questa o la qui, faremo una cosa che ci ispira, viene tra l'altro, quello che sto per fare dovrebbe sembrarvi plausibile, in fondo qualcosa di simile avete fatto quando avete studiato equazioni algebriche. Porto a destra tutto quello che riguarda V e vediamo cosa c'è a sinistra, cosa porto a sinistra tutto quello che riguarda V e vediamo cosa c'è che rimane a destra. A sinistra c'è la V, certo, c'è la derivata di V. Questo dipende da V, portiamolo a sinistra. Quindi ho la derivata di V rispetto al tempo più P diviso MV. Questo dipende da V? No, la lasciamo a destra. Facciamo la stessa cosa là. Portiamo a sinistra tutto quello che dipende da V cappello e lasciamo a destra quello che non dipende. Ovviamente a destra non rimane niente, no? Se non un bel ciccione zero. Guardate queste due equazioni di derivate differenziali di derivate. Hanno lo stesso aspetto a sinistra, ma a destra questo c'ha qualcosa di diverso da zero, quello a zero. Altra cosa da notare di queste equazioni. La V e le sue derivate non appaiono elevate a qualche potenza o estratte a radici quadrate. Questa è un'equazione lineare. La V appare alla prima potenza come appare alla prima potenza della derivata di V. Non appaiono potenze o altre cose, è un'equazione lineare a sinistra. È lineare questa. Questa diremo che questa è un'equazione dove è uguale a zero, diremo che è un'equazione lineare omogenea, è il linguaggio dei matematici. Questa è un'equazione di derivate, quindi differenziale, questo è il modo in cui si dice, differenziale, lineare, omogenea. Questa è un'equazione differenziale non omogenea, non è omogenea perché non c'è lo zero, ma sono molto imparentate queste equazioni perché condividono il termine a sinistra, sono entrambe le equazioni, è la stessa pezzo a sinistra, solo che uno è omogeneo e l'altro no, d'accordo? Altra cosa, questa equazione qua appare derivata prima, quindi è un'equazione lineare, non omogenea, d'accordo? Alla derivata prima, d'accordo? Adesso io ho manipolato questo e ho fatto così. Quindi ho reso omogenea l'equazione, come semplicemente dicendo che introducendo V cappello, che per me era V diviso, cos'era? MG diviso V. Cioè con questa posizione ho preso l'equazione che non era omogenea e l'ho resa omogenea. Adesso, va bene. Guardate qua, in questa forma qui. Il mio compito è trovare un V cappello. Poi una volta che ho trovato V cappello, io voglio trovare un V cappello che soddisfi questa equazione. Cioè voglio trovare la soluzione. Ups. Voglio sapere cos'è il V cappello, tale che se la metto qui,
sarà uguale a, cioè se valuto il termine a sinistra e valuto il termine a destra, trovo che sono sempre uguali, istante per istante. Quello è aver trovato la soluzione, d'accordo? Guardate, è interessante questo. Mi sta dicendo che io devo trovare una funzione che quando la derivo mi restituisce la stessa funzione, però moltiplicata per una costante. E la costante è meno b diviso m. Interessante. Dovete subito rendervi conto che non può funzionare un polinomio. Perché un polinomio che aspetto avrebbe? Cioè se io ho una funzione del tempo che è uguale, che so, a at quadro più bt più c, un polinomio di secondo grado, quando faccio la derivata cosa succede? La derivata di una cosa del genere, la derivata sarebbe 2at più b, che non ha nulla a che fare con questa funzione, quindi i polinomi non vanno bene. Qual è quella funzione? E ce n'è una, che quando la derivata è uguale a se stessa. Quindi questo ci deve essere di ispirazione. Proviamo una funzione di t, proviamo una funzione v di t di tipo esponenziale, perché potrebbe avere, possiamo forse imporre che quando derivo la funzione ritorni in se stessa. Sì, c'è una fattore di proporzionalità. Proviamo, potrebbe essere una cosa del genere. Dunque, siccome ho bisogno del tempo, no, perché siamo in fisica, non è matematica questa. Perché non va bene questo? Perché gli argomenti delle esponenti devono essere adimensionali, quindi se voglio che l'esponente dipenda dal tempo, ci deve essere qualcos'altro qua che ha le dimensioni di un tempo alla meno 1. Sono obbligato a scrivere alfa t con alfa qualcosa che è la dimensione di un tempo alla meno 1. E la t è una cagata in fisica, perché t ha le dimensioni di un tempo e gli argomenti e le funzioni trascendenti devono essere adimensionali. Ma la funzione stessa è adimensionale, quindi non può andare bene questo, perché se questa è una velocità, questa è adimensionale. Ho bisogno di mettere qualcosa qua davanti che abbia le dimensioni, chiamiamolo A per il momento, che abbia le dimensioni di una lunghezza di un tempo. Sono obbligato a scriverlo così, dovete meditare su questo fatto. Sono obbligato, ok? Sono obbligato, perché siamo in fisica. Adesso, io, questo è il mio tentativo di scrivere la soluzione. Allora, scrivo la parte a sinistra, scrivo la parte a destra e cerco di imporre la loro uguaglianza. Quindi, a destra cosa ho? Ho la derivata di v cappello rispetto al tempo. Ovviamente, questo pezzo c'è adesso. Questo alfa c'è. Quindi, quando vado a fare la derivata rispetto al tempo, mi scende la alfa. Quindi ho alfa a è alla alfa t. Giusto? E in fondo questo ha le dimensioni di un'accelerazione e questa è la dimensione dell'accelerazione, perché questo è una lunghezza diviso tempo e questo è un altro diviso tempo, quindi una lunghezza diviso tempo al quadrato. Questo è il termine a sinistra. Adesso dobbiamo imporre che sia uguale al termine a destra, quindi è meno b diviso m a e alla alfa t. Cioè se voglio che questa prova sia una soluzione, sbattendola qua e sbattendola qua, devo avere l'eguaglianza. Quindi io, per essere una soluzione, devo avere che questo è uguale a questo. Vedete che la a non gioca nessun ruolo nell'eguaglianza. Quindi in realtà il contorno, come non gioca nessun ruolo neanche questo, non vi pare? Non gioca nessun ruolo nell'eguaglianza la A perché c'è su entrambi i lati, non gioca nessun ruolo la E alla alfa T perché c'è su entrambi i lati. Cioè possiamo anche far così, che E alla alfa T è sempre diverso da zero, non vi pare? La funzione esponente non è mai zero. Quindi possiamo dividere per questo, dividere per questo. Ma anche la A, ma in fondo se io faccio A uguale a 0, certo che ho una soluzione, non vi pare? Questa qua uguale a 0, perché con A uguale a 0, questo sarebbe 0, è una soluzione! Abbiamo trovato una soluzione, viva! Ma è una soluzione del cazzo!
Non vi pare? È ovvio che questa è la soluzione, perché la derivata di 0 sarà 0, questo è 0, 0 uguale a 0, che è scoperta. Ma è una soluzione triviale. Quindi, se vogliamo fare qualcosa di non triviale, anche la A deve essere 0, deve essere 0. E allora possiamo dividere per A. E rimane che il contenuto matematico di questa eguaglianza, che deve essere garantita affinché questa sia la soluzione, è che alfa deve essere uguale a meno diviso m, b diviso m. Alfa deve essere quello. Non può essere un altro valore. Che ora sono? Probabilmente finiremo... no, mancano 4 minuti, almeno riesco a finire... Avete visto il flowchart qua? Stiamo dicendo, ah che bello, potrebbe essere una funzione esponenziale. Scriviamola così, ma dobbiamo scriverla così. Deve esserci un alfa e deve esserci qualcosa che dimensiona di una velocità davanti. Guarda caso, se vuoi, qual è il significato di A? Beh, quando t uguale a 0, questo vale 1, e quindi quando t uguale a 0, A, v cappello, è A, cioè A è il valore di v cappello iniziale. Cos'era v cappello? Era v meno b diviso mg. Ma ce ne abbiamo fra un attimo. Probabilmente finiremo la prossima ora. Allora, ecco la nostra soluzione. Quindi v cappello è uguale ad A e alla meno b diviso mt. Ecco la nostra v cappello. Ma cos'è v cappello? Cos'è v cappello? V cappello era v meno mg diviso b, e questo è uguale ad A e alla meno b diviso m. Ok? Ecco che dovevo dirlo. Cos'è A? A è uguale a v cappello quando t uguale a 0. Ok? Intuivo che dovevo dirlo, poi ho esitato e mi accorgo. Cos'è il significato di A? A è il valore di v cappello quando t uguale a 0. Ma cos'è v cappello? V cappello è v meno mg diviso b. Quindi quanto è v cappello quando t uguale a 0? Nel nostro esercizio, a t uguale a 0 la velocità era 0, giusto? Giusto? Quindi v cappello quando t uguale a 0, cioè v cappello quando t uguale a 0, è uguale a meno mg diviso b, non vi pare? Sì, signorina, mi guarda con l'espressione stralunata, o è stanca o è innamorata di me, qual è? Ok? Ci siamo? Allora scriviamolo! Lì. Eccolo qua! V cappello è uguale a V cappello iniziale per E alla meno B diviso M, meno B diviso M per T. E questa qua, se risolvete, è la nostra amica. Ok? Vedete come ho risolto questa soluzione senza fare un integrale. Siete responsabili di tutti e due i tipi, di tutti e due i metodi di risoluzione. Senza fare alcun integrale ho risolto l'equazione, cioè ho determinato la velocità che è soluzione di questa con la condizione iniziale che questo è uguale a zero. Ok, lo riprendiamo pomeriggio con un altro esempio. Ok, ci vediamo dopo.